ritengono che la sua non sia una presidenza rappresentativa delle minoranze. Lei si sente rappresentativa delle minoranze? Guardi, io mi sento rappresentativa di tutti i cittadini lombardi in questo momento. Dopodiché ho creduto fortemente nella necessità di una commissione d'inchiesta perché dobbiamo dare delle risposte, perché dobbiamo fare chiarezza. Io sono di Codogno. Ho vissuto sulla mia pelle il primo giorno, il 21 di febbraio, cosa significhi trovarsi con il virus in casa, cosa significhi avere l'esercito sotto casa che ti impedisce di vedere i tuoi genitori, a volte anche i tuoi figli, perché io avevo mio figlio che per studi era da un'altra parte, non l'ho visto per mesi. Mi sento rappresentativa, sì, la Diciamo che risposta però il è sì. consigliere Violi dà una visione un pochino più pragmatica della questione, dice che stamattina c'è stato il voto sulla Open Arms, che con i voti di Italia Viva ha di fatto salvato il senatore Salvini e vede una certa coincidenza nel fatto che oggi lei invece sia stata eletta a presidenza di una commissione d'inchiesa Ecco, sul Covid con i questo. voti di Salvini. Guardi, questo mi ha lasciato senza parole perché io che non sapevo, perché in questi giorni ho avuto altro di cui occuparmi qui in regione e non sapevo di questo voto di questa mattina della giunta delle elezioni. E poi verso le 2 sono cominciate a circolare, verso l'1, forse stavamo facendo la votazione, sono incominciate a circolare queste voci, mi è crollato veramente il mondo addosso. Poi è capitata probabilmente in questa giornata, io non conosco Salvini intanto, non lo Beh, però conosco. conosce Al Renzi. di là di quello, no, Renzi mi ha subito chiamato e mi ha detto non c'è assolutamente niente, si stanno inventando delle cose. Il problema è che se le inventano appunto e fanno i soliti giochini per mettere sempre fango su tutto. Io non so che cosa dirvi, Renzi ha non mi detto che, Renzi ha appartiene detto che, perché. se, che è tutta un'invenzione, quindi vabbè. Certo, assolutamente, no, ma lo posso testimoniare anch'io perché so come è nata la mia candidatura e so come si sono sviluppate le cose e soprattutto so chi rappresento io qua. Io rappresento i cittadini. Dalle sue parole capiamo che lei non si dimetterà, come hanno chiesto i consiglieri d'opposizione. No, io ho un impegno serio, il mio ruolo istituzionale viene prima anche del partito, questo è sempre stato il mio profilo, sempre. L'impegno che ho verso i cittadini e le persone viene molto prima, quindi non mi importa di che cosa sarà del mio futuro, oggi io mi sento totalmente impegnata e intendo davvero spendermi per questa che considero essere un'opportunità importantissima. Noi dobbiamo fare chiarezza, noi dobbiamo dare delle risposte. La maggioranza deve avere l'onestà intellettuale di ammettere gli errori perché noi vogliamo trovare una cura. Basta. Entrerà in maggioranza in consiglio regionale. No, questo non accadrà mai. Io sono stata eletta con un programma ben preciso e io sono fedele al mio programma. Quindi, fin tanto che io sarò fedele, e intendo essere fedele perché quelli sono i miei principi ed è quello in cui credo, fin tanto che io resterò fedele a quello, quello è il programma con cui sono stata eletta, è il programma che mi ha quindi portato a far parte delle minoranze, e quindi fin tanto che io non disconosco quello con i fatti, io sono un consigliere di minoranza, che piaccia o che non piaccia. Poi in questo momento a qualcuno può far gioco dire il contrario, però guardi, io sono per la verità sempre e quindi insomma chi racconta le bugie poi prima o poi ne renderà conto.